la situazione è decisamente peggiorata, come potete vedere. Guardate il cano davanti a noi, invisibile. Non si vede. No, si vede l'ombra. È irrespirabile davvero l'aria, quindi oggi non usciamo dal camper. Quindi stiamo cercando, come fanno un po' tutti sull'isola, i residenti così ovviamente, di passare il tempo all'interno dei centri commerciali o in casa, ecco. Noi essendo in camper, magari per sgranchire un po' le gambe, ce ne andiamo tra un po' al centro commerciale. Adesso siamo stati dai cinesi, che siamo andati a comprare un po' di cose che servivano. E adesso ci guardiamo una puntata della serie, direi. Oggi c'è qua fuori. E poi dopo andiamo un po' al Dayland, sì, al centro commerciale, a fare un giretto. Mamma, mi racconti le pollicine che ho nel posto? Sì. Bene ragazzi, come promesso stiamo scendendo dal camper, cioè non si respira. Ma tira in caos! Ho detto che c'è la macchina, Nicola. Chi sono poi? C'è un caldo da matti, cioè guardate, siamo in braghini corti, maglietta corta. E a causa di questa calima qua, cioè non si respira, ve lo giuro. Guardate il cielo. Pesa, eh? Guarda lì. Cioè, sembra di essere dentro la nebbia. Cioè, sai quanto cazzo fa male respirare sta roba? Che schifo. Dai, non farlo scemo. Se fai un respiro di quelli pesi, senti la sabbia. Roby, hai visto, vero, la maglia che c'ha Nicola? Sicuramente starei guardando il video. Ragazzi, siamo usciti. La situazione non migliora neanche un po'. Mamma mia, sembra di avere la sabbia in gola proprio. In compenso, oggi mi sono comprata tante cosine. Oggi è stato il momento della femminuccia, che l'altra volta, se vi ricordate, ho comprato tutto solo Dred e Nicola. Questa volta ho comprato praticamente tutto io. E ho speso meno che comprare Nicola una cosa l'altra volta e ne ho comprate quattro. C'erano degli sconti da matti e non si poteva non approfittare. Adesso vi faccio vedere cosa mi sono comprata. Margottina! Ciao amore! Ma che vetri che abbiamo! Allora, a parte che mi hanno appena avvisato che domani vengono a vedere il camper, quindi sempre incrociate le dita per noi, prima o poi sarà quella giusta, però insomma, quella buona, no? Nel frattempo, incrociate le dita. Allora, cosa mi sono comprata oggi? Allora, mi sono comprata della Refresh, questo bellissimo zainetto, mostro molto stile Jenny, ovviamente, quindi c'ho la mia roba dentro ancora. Quindi molto sportivo, però da tutti i giorni è colorato, perché avevo voglia, ultimamente ho voglia di colore. Dredd si è comprato, ho comprato a lui, ecco l'unica cosa che si è comprato lui questa volta, sono queste bellissime calze. Allora, ti faccio vedere che calze ci sono. Vai. Batman è il mio preferito. Non ci sta però. Questi sono solo gialle e grigie. Quindi non c'è nessun disegno, vero mamma? Mm-hmm. Questo è di... Sì, penso di sì. No. Superman. Mm. Queste sono quelle di Superman. Questo è uguale. Mm-hmm. E anche questo, è scritto Superman sopra. Questi sono Superman. Mm-hmm. Ma ce ne sono 20 di Superman. È vero? Questo è solo Superman. Superman. Perché sono tutti Superman? Non lo so. Ta-dam. E queste? Papà, chi è questo? Flash. E Flash?
Sì, la però ce n'è un altro paio anche. Sì. Belle queste! Batman. Guardate che però sul davanti, perché sennò non ha senso. Ecco. Va bene. Poi io mi sono comprato un'altra cosa, Cosa? Da mamma ho comprato una cosa. Io mi sono comprata. No. Beh, grazie, ho preso questi contenitorini piccolini qua dai cinesi stamattina. Sì, anche questo, un'altra cosa. Perché a te piace un sacco la frutta secca, così. Anche un libro nuovo. Così ci mette la frutta secca e questo invece. È un libro proprio bianco, proprio bianco. Un quaderno ad anelline, così tutte le volte le strappa, perché Dredd disegna un sacco ultimamente. Puoi spostarti ora, che sennò non si vede, per favore? Vai a fare tutte le coppie, tieni, delle tue cassettine, mettere sull'armadio, dai. Tanto... Anzi, tirale fuori, devi tirare fuori tutte le calze Dredd che hai dentro l'armadio, che vediamo quelle che non ti vanno più bene, che le cacciamo via. O le diamo a qualcuno. Poi mi sono comprata questa bellissima felpa, vedete, è corta. È proprio cortissima, sembra grande, magari ha il cappuccio. Secondo me Laura piaceva anche a te. È bellissima. Poi mi sono comprata una cosa prettamente femminile. Guarda quanto è europeo! La montagna di casa di Dredd, vi faccio vedere. Questa roba qua che teniamo dentro quella sporta, che non è che teniamo una roba così, teniamo tutte dentro quella sportina lì, adesso lui l'ha rovesciata tutta qua. Quindi ora Dredd ti provi tutte le calzettine e quelle che sono piccole via. Ragazzi, questa mattina stiamo andando a portare a scuola Dredd, la calima è veramente pesante. Ieri sera leggevo un articolo per farvi capire di allarme appunto da parte del governo di Canaria, di Lanzarote, che parlava del fatto che di solito la polvere presente nell'aria è pari a 50 milligrammi. Sono? Sì, 50 milligrammi per metro cubico. Sì, una roba così, era pari a 700, quindi 14 volte di più. La situazione non sembra migliorare, c'è Dredd poverino che ha tutto il naso chiuso come reazione allergica da ieri sera, stanotte... respirava proprio pesante e per fortuna in questi camper nuovi, ecco, siamo abbastanza isolati, sì, però è veramente potente, cioè che magari direte ma adesso sono pesanti, quando parliamo di ste robe sempre quelle, che viverle è veramente particolare, specialmente quando sei cresciuto in un ambiente dove non era presente un fenomeno atmosferico di questo tipo. Siamo abituati alle nebbie, hanno la stessa fattanza hanno la stessa apparenza, però meno peso dalle nebbie, nel senso, no, nel senso che sembra quello però non lo è, e... le nebbie lieve però fa 10 volte peggio. Sì, è veramente fa male, perlomeno. Cioè, no, veramente potente, ragazzi. Cioè, immaginate polveri, batteri, hanno una carica batterica impressionante che respiri tutto il giorno ogni volta che vai fuori di casa. Infatti l'allarme prevedeva di evitare fare sport all'aperto, quindi non farò sport neanche oggi, come ieri. Di evitare di stare, proprio di girare all'aria aperta, e chiedeva a tutti di rimanere chiusi in casa o dentro i centri commerciali, come stiamo già facendo del resto. Subito ce ne siamo accorti, cioè vi giuro che sembra di respirare della sabbia, cioè una veramente una cosa particolare. Oltretutto chi dà un po' fastidio tipo a me è rimasto solo il fastidio che mi sento come qua, così mi viene da far sempre così. Dredd la sta sentendo ogni anno sempre di più, speriamo che sia il suo corpo che si sta abituando e non gli sfoci, ecco, in reazioni allergiche pesanti, perché qua ci sono bambini a cui viene l'orticaria, cioè proprio fa impazzire i sistemi immunitari, perché non sai mai poi cosa c'è nell'aria, cioè veramente impressionante. Portiamo a scuola Dredd. Guarda lì.
Ma il video qua si vede bene. Ma c'è il mare in teoria. Non si vede. Adesso i tetti delle macchine che ci faccio la rotonda, cerca di uscire esterno, vi faccio vedere i tetti delle macchine. Ovviamente in quelle bianche si vede di più, nelle altre di meno, ma avete un'idea? Cioè ci sono le case che da bianche sono gialle, cioè c'è proprio tutto giallo, c'è la sabbia ovunque, cioè siamo immersi nella sabbia. Guardate questa nera qua davanti, poveresita, guardate che tetto che ha, vi giuro che non era tetto beige, non era beige ovviamente, stava bene, guarda, nera col tetto beige, sì, cioè guardate qua, c'ha mamma mia, c'è una patina di sabbia. Guardate il sole, c'è il cielo super limpido, senza neanche una nuvola. C'è un'eclissi solare. Cioè, non rimanete anche voi stupiti? Ma che belli i tatuaggi che vengono su nel collo. E non rimanete anche voi stupiti proprio del... Cioè rendetevi conto. Il sole a occhio nudo così. Cioè, boh. È un evento che puoi vedere solo qua. Certo. Puoi vedere solo qua. Guarda, continuiamo a guardare le macchine. Noi siamo un po' più in alto col camper. Guardatele tutte queste qua parcheggiate. Vediamo qua da Pablo, che magari sono ferme da un po' di giorni. Vediamo, se ce ne sono di bianche e di nere dove si possa vedere. Stiamo di qua, non girate. Qua oggi è così, è bellissimo, vedi il vento, niente di che, ma domani ci aspetta l'inferno. Ale è da qualche parte laggiù ad allenarsi, non lo vedo. Ciao belli. Mentre noi siamo nel, come si dice, nel pieno della tempesta di sabbia, la Laura mi manda i messaggi da Cadiz. Oh, guarda qua. Ha solo aperto la finestra. Abbiamo appena pulito qua. Vediamo. C'è già una patina. Zero. Guarda, si vede. Avete visto? Controluce, appena pulito. Guarda, c'è la carta ancora qua. Solo tenere questa porta aperta qua. Ora, in questa eclissi solare, oggi vi vado dietro con la calima finché non vado a letto. Vi dico che stiamo andando a prendere il camper in fretta, quindi ci siamo buttati giù praticamente, veramente, il caffè dalla gola, in bocca, perché devono venire a vedere il camper, quindi corriamo e speriamo, sarebbe una bella notizia, no, questa mattina, venduto il camper, yuppi! Stiamo chiusi dentro, ragazzi, mentre aspettiamo il tipo. Cioè, siamo veramente pieni di sabbia ovunque. Abbiamo i camper pieni. Abbiamo il camper giallo. Meglio che dopo, amore, davvero vai a pulire sopra i pannelli, perché secondo me... O no? Per il sole che c'è. No, vabbè, nel senso che bisogna tenerli puliti con sta calima, mi sa. Ragazzi, venduto. Venduto. Non è vero, non è vero. Stiamo ancora aspettando
che mi manda la caparra. Quando ho la caparra festeggiamo tutti insieme, viva! Allora, mentre aspettiamo che effettivamente il tizio ci faccia il bonifico con la caparra, andiamo a vedere dei locali, perché anche i lavori, oggi è una buona giornata, prendiamo la palla al balzo, perché sembra che tutto stia andando bene oggi, quindi siccome le giornate in cui tutto va bene sono rare, nel senso che capitano quelle di onda verde raramente, ecco, di quelle che dici ma non so neanche come faccia a funzionare tutto, ma funziona tutto alla grande. Oggi ne approfittiamo e andiamo con lui a vedere dei locali, appunto. Andiamo a vedere, va. Andiamo con Paco. Andiamo direttamente con lui e andiamo a vedere questo locale. Sì, sì, sì. Una pequeña, sí. No, a ver. Ahí les hay puerta más grande. Ah, bueno. Ah, vale. Mira por acá. Mira qué loca. Mira qué loca. Tiene el baño. ¿Lo ves? Tiene ya el baño. Sembran delle pequeñe, da noi si chiama officina. ¿Dónde está la raíz? Ahí enfrente. Viene sì, ragazzi, venduto. Yuppi! Al massimo dei soldi che si poteva richiedere, cioè, ve lo giuro, cioè, è stata, cioè, quando tutto va bene non si può non, cioè, tanta roba. Yuppie. Bueno, ragazzi, siccome l'idea è quella di festeggiare, andiamo a prendere ovviamente l'acqua tonica. Peggiorata la situa qua un bel po'. Nel frattempo qua la situazione, guarda, è veramente fica. Peggiorata un sacco. È davvero tanto, Sto giro è come il primo anno, quello che ci siamo beccati, che era tipo 200 anni che non veniva. Sì, veramente molto pesante. Qui c'è un imbottigliamento qua. Aspetta che non so però come fare. Cosa c'è? La penna, mica disegnarti, eh? Così. Ecco. Eccoci, ma io se vi metto laterale mi vedo uguale. Prova a metterti così però. Allora, vuoi sentire questa legge? Giralo! Non è difficile questa però, eh. Ma guarda, sono ferma, cioè! Non stai parlando con me, cioè, non è difficile, parliamole. Aspetta che guardo se sto caricando. Cosa stai facendo con quelle mani lì davanti? Cioè, continua! Stai pulendo la videocamera? Stai pulendo la videocamera? Sì, adesso sì. Sì, più o meno. Aspetta. Sì, no, va bene. Eccoli. No, non ci voleva. Aspettate un attimo. Margo! Allora, siamo in videochiamata con la Laura e Ale, ovviamente.
perché il camper che abbiamo comprato e venduto questa mattina, come sapete ovviamente, è il camper che abbiamo comprato con loro. Quindi diciamo che è l'inizio della nostra collaborazione proprio come amici innanzitutto, e poi anche proprio a livello economico e collaborativo. Quindi questa sera ci stiamo trovando in videochiamata, eccoli qua. Non potevamo aspettare cosa? Domani, mercoledì. Sì, no, è che stavamo aspettando che questo telefono, vi sto facendo la registrazione con l'iPhone quello vecchio, perché ce l'avevo spento e non riuscivo, stavamo aspettando che si caricasse, perché c'avevo la batteria completamente scarica. E quindi ciao ragazzi! Quindi li vedete piccoli piccoli qua, li vedete? Eccoli! Eccoli, sono qua. Ale e la Laura. Ale e la Laura. Ale e la Laura. Sono un po' piccoli perché sto telefono fa schifo, però insomma, meglio di niente. Ho fatto solo una cazzata, ossia che per tenere su questo telefono ho messo il jean dietro e non riesco a fare il jean. Aspetta un attimo. Ho poggiato il telefono con la bozza. Cazzo, sì, avete qualcosa per fare il chin? Quindi alla nostra, l'inizio di tutto, e vi vogliamo bene. Chin! Cina! Poi dopo ve li presentiamo un pochino meglio, perché li avete sempre visti di sfuggito, eccetera, quindi stavate vedendo un pochino di video, di botte e risposte in sti giorni, proprio per farli entrare dentro YouTube anche loro, insomma. Quindi noi continuiamo con i presentamenti. Ciao a tutti!